Le mostre passano, durano poco tempo, questo invece rimane sempre nella città. Quindi finalmente ha trovato lo spazio giusto, l'ambiente giusto. Il Museo dell'Oro di Arezzo, che ha trovato un suo spazio nei locali del Palazzo di Fraternita in Piazza Grande, è finalmente aperto al pubblico. Un traguardo importante per la città grazie alla collaborazione continua della Regione Toscana, che ha appositamente messo a disposizione la collezione Oro d'autore di sua proprietà, e la sinergia tra Comune di Arezzo, Camera di Commercio, Fondazione Guido d'Arezzo ed Arezzo Fiere Congressi. Questo è un connubio fantastico tra mondo della produzione e mondo artistico che si fondono, per l'appunto si parla di metallo, in un connubio incredibile. Questa è una, forse l'unica mostra, museo al mondo che presenta delle vere opere d'arte in miniatura. Non a caso molti degli autori di queste bellissime produzioni sono degli scultori, che non hanno fatto altro che ridurre in piccola dimensione le grandi opere che avevano prodotto in altro modo. Ed è bellissimo perché c'è il metallo oro trattato in tanti modi diversi, le pietre preziose, la creatività che diventa materia, veramente bellissimo. E devo dire è unico al mondo, ora noi lo dobbiamo certamente proporre e propagandare in maniera tale da ottenere quel risultato in termini di presenza che ci aspettiamo. Il museo sarà accessibile sempre dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 19.